Ecco la nostra amica Maria Teresa Pais. Maria Teresa è stata operata nell'aprile 2011, quindi 14 mesi, quasi 15 mesi fa. Maria Teresa, raccontaci un po' la tua storia. A raccontare la storia. Come posso dire che ero nervosissima quel giorno, anche perché non sapevo nemmeno che cosa sia, era un'angioplastica, quindi ero abbastanza nervosa. E poi invece quando sono andata lì in sala operatoria, mi sono trovata, oltre che nervosa, anche rilassata. Per quanto mi riguarda, non è stato doloroso per niente. Non ho sentito neanche né l'ago dell'anestesia, né quando ha tagliato, se ha tagliato qualcosa, perché ancora non lo so. Però, se lo dovessi rifare, sinceramente lo rifarei, perché mi sono troppo sentita bene, sia mentre lo faceva, anche se ero nervosa, sia dopo. Qual è stato il beneficio più grande che ha ottenuto dall'intervento, Maria Teresa? Il beneficio più grande, poter prendere anche solo per un po' di tempo, poter riuscire ad avere la forza che avevo di una persona normale, insomma, che avevo prima, e riuscire a prendere una bottiglia così, dall'oggi al domani, quello era una bella cosa. Poi qualcos'altro. E poi anche tagliarmi la carne da sola. Suo marito mi diceva che prima aveva mal di testa. Sì, anche. Erano tutti i giorni mal di testa. E poi invece, una volta che ho fatto questo intervento, non ce l'ho più, Non non ne ce sono l'ho mai più avuto. tornati dall'anno scorso. Dall'anno scorso no, è proprio una cosa, diciamo, rara che mi viene, magari anche soltanto per il grande caldo, ma, o magari perché non ho Però dormito, insomma la o frequenza quotidiana no, di... no, assolutamente, non ce l'ho più. Senta, Maria Teresa, lei vuole dare un consiglio a coloro che la stanno ascoltando? Cosa direbbe a qualcuno, alle persone che hanno la sua stessa patologia? Che prima di tutto devono credere di doverlo fare e poi fatelo perché ne vale la pena. No, Qualcos'altro vuole aggiungere oppure vuole fare un bel saluto? non voglio dire più niente perché comunque ogni persona che fa questo intervento è a sé. Chiaro, sì. E quindi non posso aggiungere, cioè io posso dire come mi sono sentita io, ma come si sente un'altra persona non lo so. Allora faccio soltanto un bel augurio e un bel saluto, su. Beh, auguro a tutti un grande be bene, grande, 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 e un abbraccio forte. Grazie mille Maria Teresa, è stata gentilissima. Grazie a te.